Siamo veramente felici e contenti di poter appartenere al popolo di Dio. Forse tu dici, prete, sei contento perché tua moglie è guarita. Ti posso dire che anche 9 mesi fa, quando ci hanno diagnosticato un tumore maligno, io ho detto vicino alla dottoressa: dottoressa, noi siamo di quelli che crediamo ancora oggi nei miracoli. E ieri, l'altro ieri, quando siamo andati dalla dottoressa dopo 9 mesi, lei ha detto è stato proprio un miracolo. Ha confermato lo stesso la dottoressa. Io lo ringrazio perché veramente Dio è grande. Lo si può dire con la bocca, ma non si può provarlo se tu non hai accettato questo Dio onnipotente, questo Dio che mantiene ogni cosa. Oggi con il mondo che va non si capisce più niente, ognuno fa quello che vuole, ma grazie a Dio che noi ci siamo basati su un qualcosa di reale, Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Io lo ringrazio da parte mia perché veramente sono felice, sono contento, anche se a volte le avversità della vita vogliono fermarti, ma io ti posso dire che anche questa avversità non ci ha fermato, siamo stati sempre presenti su questo ospedale, dicendo agli altri che c'è un Dio vivente. Lo ringrazio veramente con tutto il mio cuore e chiedo chiunque c'è qui presente.